Bentrovati. Oggi abbiamo la gioia di avere tra noi Ezio Romanò, il quale fu già dirigente della Fincantieri e in questi 20 anni si scoprì letterato. Cioè, 20 anni ha dato alle stampe 9 romanzi, tutti ambientati a Trieste, con personaggi reali, dove egli ha tessuto in una realtà veridica degli ambienti e dei momenti particolari. Sono uomini e donne della nostra città che soprattutto nel periodo del dopoguerra ci danno uno spaccato di come Trieste si è sviluppata, come Trieste ha sofferto, come Trieste ha sperato. Io ringrazio molto Romanò Ezio e anche ringrazio il nostro editore Rosso che ha voluto proprio far sì che questi personaggi, questi romanzi di Romanò venissero così presentati allo Studium Fidei. Auguro a ciascuno di voi che si è collegato con streaming o si collegherà con Tele4 o con Radio Nuova Trieste per sentire come la realtà della nostra città attraverso questi personaggi ci ha donato un percorso non sempre facile, ma comunque qualitativo, che è proprio nel DNA della nostra città. Ringrazio ancora il gruppo Pro Musica che anche oggi apre la nostra conferenza di Romanò e anche a metà ci offrirà degli spaccati musicali che certamente ci richiamano alla nostra cultura mitteleuropea. Non siamo noi una città oggi di confine, ma siamo una città che fu sempre proiettata verso la Mitteleuropa. Poi, certamente, dopo la Seconda Guerra Mondiale, con la situazione della Cortina di Ferro, ci siamo trovati ad essere una città di confine. Trieste nella sua storia, a parte questo periodo, non fu mai una città di confine. Fu sempre allettata dall'impero asburgico come il grande porto dell'Austria e una città proiettata tutta verso, culturalmente, socialmente e economicamente, verso la Mitteleuropa. Grazie per la vostra attenzione nei confronti di ciò che lo Studium Fidei propone a livello gratuito e culturalmente a tutti gli uomini e donne, giovani e anziani della nostra regione. Grazie a Studium Fidei che ha accolto e ospita questo incontro che si intitola proprio Hermes, Elena, Furco e Adele, uomini e donne in tempi di guerra nei libri di Ezio Romanò. Don Ettore ha già anticipato che Ezio Romanò è un economista prestato alla letteratura. Della tipologia dello stampo che Kafka aveva immaginato, e Kafka diceva proprio che lavorare stanca ma aiuta anche a scrivere. E Romanò in effetti ha lavorato molto come dirigente della Fincantieri, dirigente finanziario, poi revisore di conti di importanti società collegate a questa azienda e poi anche come docente universitario a contratto. Però Romanò ha iniziato a scrivere negli ultimi 20 anni e ha pubblicato a ritmo costante 9 libri, praticamente uno ogni 2 libri. Ha scritto volando e camminando molto, nel senso letterale del termine, perché ha conseguito il brevetto per pilotare gli aerei, e ha praticato molto questa sua competizione, e poi ha percorso per ben 3 volte i sentieri di Santiago di Compostela.
Dal punto di vista letterario lo possiamo definire un poeta senza versi, per il tipo di scrittura che è chiara, fatta da frasi brevi, una scrittura immediata e incalzante, scandita nei libri da 60, anche 80 capitoli, piccoli flash, diciamo, che hanno poi un collegamento preciso, ma che si lasciano leggere con molta facilità e anche riflessione. E in questi libri l'assillo morale ha la meglio sempre sul fattore scritturale e l'analisi psicologica prevale sempre sulla fantasia. I libri sono dei romanzi che in qualche modo vengono romanzati, però fanno riferimento sempre a dei personaggi effettivamente vissuti, alcuni conosciuti direttamente da Ezio Romanò, ma sempre comunque ricostruendo con rigore storico l'epoca in cui si svolgono. Attraverso i suoi libri, quindi, Romanò praticamente racconta anche la storia di Trieste e praticamente lo fa prendendo in analisi 100 anni, in sostanza, dalla Prima Guerra Mondiale ai giorni nostri. Per cui comincerei intervistando Ezio Romanò, collegando il primo libro che è stato pubblicato e scritto da Ezio, che si intitola Adele, a uno degli ultimi che invece si chiama Elena nel Sole. Sono due figure femminili. Adele è una maestra di origini friuliane che viene ad insegnare a Trieste e ha una vita molto 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 sofferta, arriva prima della Prima Guerra Mondiale, poi rimane vedova, tutta una storia che magari Ezio ci racconterà, e muore, diciamo, povera, praticamente sola, mentre Elena vive negli anni più vicini ai nostri giorni e vive anche lei un'esistenza molto travagliata, molto sofferta, e introduce anche il tema della violenza sulle donne, che non capita solamente due casi nei libri di Ezio Romanò, ma Ezio fa concludere il libro interpretando anche il sentimento del perdono. Ecco, adesso diamo, diciamo, voce al gruppo Pro Musica. Del compositore Dietrich Buxtehude, opera 4, suoniamo questa piccola sonata che si chiama Alles was ihr tut. Scusate il mio tedesco. Thank you.
Allora, ringrazio per il cortese invito, che mi fa anche molto onore, e riconfermo le parole che ha detto l'amico Franco a proposito di questo ampio lavoro di ricordare tutto quello che in questa, tutto quello, i punti salienti che hanno caratterizzato gli ultimi 100 anni della storia di Trieste. Ho cominciato con il primo libro, che è Adele, cronologia di un vissuto rimosso, che racconta le sofferenze, le vicende alterne e tragiche del periodo che va dal 1910 al circa 1950. In questo periodo si vede la trasformazione di una società naturalmente molto religiosa, come era la Trieste austriaca, in una realtà di tensioni molto forti con la comunità slovena. E Adele rappresenta una donna italiana, una donna che tiene per il suo paese, ma con rispetto nei confronti delle persone che non sono della sua nazionalità, cioè con gli sloveni. E questo le costerà molto, perderà il marito nella Prima Guerra Mondiale, l'unico figlio rimasto nella Seconda Guerra Mondiale, e tutto il suo mondo crolla. Lei termina gli ultimi anni in una grande miseria, ma è donna, non avendo eredi, i suoi averi alla parrocchia di San Giovanni, nel rione di San Giovanni a Trieste. E questa donna ha una grande sensibilità, nonostante tutte le traversie anche dolorose, la fame, per esempio. Ho ricordato la fame del 1917. A Trieste la nona, o diciamo il sistema di alimentazione, di procurare gli alimenti alla città, era molto scadente, non era a livello di quello che sarebbe stato nella Seconda Guerra Mondiale il servizio di sussistenza del Regno d'Italia. Lei vive, però non perde mai nella sua dignità, non perde mai la sua fede, non perde mai l'idea di dare un esempio e un aiuto alle persone che circonda. Contraltare di Adele è Rosalia libro Una donna senza volto. Chi è Rosalia? Rosalia è la prima donna triestina impiccata dai tedeschi per 3 giorni nel borgo di Opicina, in un albero vicino alla piazza principale, dove i bambini che andavano a scuola passavano sotto questa donna morta, appesa lì. E questo è un omaggio anche alla comunità slovena di Trieste, perché noi facciamo una confusione tra jugoslavi e sloveni. Quando capitò l'8 settembre del 1943, cioè la resa dell'Italia e praticamente il disfacimento dello Stato italiano, mentre in Istria, cioè l'attuale Croazia, chi era chiaramente per italiano veniva buttato in foiba. In Dalmazia non veniva buttato in foiba perché non c'erano le foibe, ma veniva fucilato e buttato in mare. Gli sloveni hanno aiutato i nostri soldati che scappavano dai tedeschi a passare
a tornare a casa, non ci sono stati omicidi di massa. Gli omicidi di massa vengono quando arriva la Nona Corpus a Trieste nel 1945. Ma ci sono a Trieste le foibe, come ci sono le fucilazioni a Lubiana. Il fossato anticarro della città fu riempito di sloveni che non erano comunisti. La bandiera più alta della nostra città era tenuta da 3 o 4 persone. Direi i 2 dioscuri, cioè il prefetto Coceani e il podestà Pagnini, Udina e Coceani per l'Università di Trieste e il vescovo Santin. Ora, di Santin vorrei ricordare un episodio che non so quanto sia noto, ma che mostra la tempra di quell'uomo. E Trieste faceva parte della Deutsche Kistelland Zone, Operation Zone, con Gauleiter Rainer. Gauleiter non era una carica burocratica, ma era il responsabile del partito nazista per la zona. E Rainer non era uno stupido, sapeva che la guerra sarebbe stata persa, l'aveva chiaro, e non voleva farsi vedere in giro, pensava di potersi salvare. Non fu così, finì male, fu fucilato a Zagabria dopo un processo. Quando arrivò a Trieste, in occasione del 1° maggio 1944, festa importantissima in Germania ma vietata in Italia, e volle incontrare il vescovo Santin. E il colloquio avvenne alla presenza di una interprete di lingua tedesca nata a Trieste. Al termine del messaggio, dell'incontro, il Gauleiter si congratula con l'interprete in tedesco e il vescovo Santin si congratula anche lui in tedesco. A questo gli dà un'impressione molto strana. Dice Rainer: ma scusi, Eminenza, ma se lei parla tedesco, e difatti Santin era stato il cappellano degli italiani, della comunità italiana di Vienna, lo parlava perfettamente, e dice: perché l'ha fatto, ha parlato in italiano? E dice: quando un principe della Chiesa parla, risponde Santin, parla nella lingua del suo popolo. Ed era un atto di fermezza molto forte contro i tentativi di snazionalizzazione italiana che venivano perseguiti anche dal Reich tedesco. E episodi di resistenza da parte delle autorità italiane ce ne furono. Per esempio, la facoltà di lettere, che fu aperta nel 1943, non avrebbe potuto essere aperta perché i tedeschi non ammettevano alcuna ingerenza dello Stato italiano in questa zona, mentre tutto quello che lo Stato italiano aveva fatto lo tenevano fermo. E il rettore dell'università truccò la data del decreto di istituzione della facoltà di lettere e la facoltà di lettere cominciò ad operare nel 1943. C'era questa. D'altra parte vediamo Rosalia, una donna, una contadina di Vercoglio, Vercogliano si chiamava sotto l'Italia, cioè forse 1 chilometro in linea d'aria, anche meno, da Ruppin Piccolo. E da Rubin Grande, scusate, questa donna veniva in città a vendere i prodotti del campo. Era una particolarità del mondo sloveno del litorale, quello in cui le donne in realtà erano
coloro che decidevano la vita della famiglia. Questo me lo ha raccontato Don Dusan, che era il parroco di Servola. Era cappellano per gli sloveni. Era cappellano per gli sloveni. Cioè, la vita nel Carso era di una miseria spaventosa. Ricordo ancora, sì, a San Giovanni, negli anni 70, io sono stato lì dal 69 al 74, le iuzze, le donne che venivano a vendere latte, comportando sulla testa appunto i recipienti, quindi proprio per vendere, cioè, perché c'era miseria allora nel Carso. Si chiamavano, sì, le iuzze. Le iuzze, è vero. Ma praticamente l'uomo era tanto sfinito per il lavoro di campi molto poveri, molto avari di frutta e verdura, che questo compito toccava alle donne, no? Quindi a Trieste c'erano il matriarcato, direi che c'è stato quasi sempre, perché io racconto un caso personale. Mio padre navigava e lo vidi per la prima volta, o mi vide lui per la prima volta a 2 anni e mezzo, perché era stato sorpreso dalla dichiarazione di guerra con la sua nave, in cui era secondo ufficiale al largo dell'India. Dall'India passò nel Siam, che quella volta si chiamava così, la Thailandia, che era in guerra con gli inglesi che volevano farne una colonia, e da quando cadde Singapore andò a Kobe, e da Kobe arrivò a Bordeaux, una nave che portava dell'oil triestino, che portava gomma e tungsteno. La gomma era per l'Italia e il tungsteno per la Germania. E nelle famiglie dei marittimi di allora, chi decideva tutto era la donna. No? Poi c'erano anche in contingenza, c'erano molti figli di prigionieri di guerra o di morti o caduti al fronte. La donna ha avuto a Trieste sempre un ruolo importante, cosa che nelle altre parti del nostro paese non è mai stata così. Non è che non nascessero episodi di violenza, perché la natura dell'uomo è imperfetta, e se no non ci sarebbe la Chiesa in un certo momento. E quindi questa donna muore perché? Perché non vuole dire al suo torturatore dove può trovare dei partigiani. Lei viene torturata davanti al figlio, era una donna di 60 anni con 7 figli. Il figlio più giovane assiste alle torture. Lei muore sotto le torture. Così ho frequentato la comunità slovena, cosa che ed è stata una piacevole esperienza. Ho trovato delle persone di onestà, di qualità, di intelligenza. Ho conosciuto, perché mi piaceva andare a fondo e del resto avevo il tempo per farlo, la dottoressa Metka di Ljubljana, dell'Istituto di Storia Moderna della Slovenia, che tra l'altro aveva sposato un triestino, e quindi mi hanno aiutato molto. Sono riuscito a risalire a chi era il torturatore e la fine che aveva fatto. Il torturatore era una brutta figura di uomo, torturava e depredava le persone che faceva arrestare. Quando vide che le cose qui andavano male, ebbe l'intelligenza di andare a Bolzano. Bolzano era molto vicino, era già Alpen Forland, che era un'altra zona militare, e lì commise l'errore di torturare a morte un americano che era stato paracadutato
nell'Alto Adige per fare delle azioni di sabotaggio e guerriglia nei confronti dei tedeschi. E fu preso e fu impiccato a Livorno nel 1946. Quindi vi racconto di cose che sono oggi dimenticate, ma in quei tempi così difficili, così duri, c'era anche molta, accanto a tanta gente che si perdeva, come vedremo il caso di Furco magari più tardi, ma quelli che resistevano avevano delle doti molto forti, e questa molto forza era dovuta a qualcosa che si chiama volontà. Ricordo che il concetto di volontà, secondo Hannah Arendt, della filosofa, nasce con San Paolo. Prima nella società classica c'era l'istinto e c'era la ragione, non c'era la volontà. La volontà voleva dire avere delle mete, voleva dire io resisto, vado avanti, cerco di fare il possibile per vivere una vita dignitosa da uomo o da donna, che è come dir si voglia. E questa dote di volontà io non l'ho così estesa, non l'ho vista negli ultimi anni nella nostra società. La nostra società però, per fortuna, ha saputo superare il clima di odio che esisteva quella volta tra italiani e sloveni. Ricordo di essere stato sfollato a Muggia dopo il grande bombardamento del 1946, e un clima così di odio tra italiani e sloveni era per me impensabile potesse esistere, ma era palpabile, era come un muro, si vedeva questa distinzione netta, ne parliamo del 1944. Non tutti però si sono salvati, no, da questa guerra. Il caso di Furco rappresenta un qualcosa di simbolico per la nostra città, credo che. Come primo intervento. No, il primo intervento hai deragliato con la Rosalia, invece devi raccontarci di Elena, che diciamo ci avviciniamo ai giorni nostri come esperienza femminile. È importante quello che ha detto di Rosalia. Perché... Sì, ma era previsto che c'era uno spazio per Rosalia, però. Vabbè, insomma. La stessa cosa. Prima o dopo l'importante focalizzare questo momento qua di sofferenza, ma anche eccoci. Dal quale tu hai tratto poi il discorso della necessità di superare questa, perché poi diciamo Rosalia lei appunto diventa un punto di riferimento, no? Importante, sì. Devo dire che per me è stato anche l'occasione, come e mi ripeto e chiedo scusa, di conoscere tante persone della comunità slovena di cui sono onorato di aver conosciuto. Una saggia signora di Treviso mi ha detto questo: quando qualcuno entra nella tua vita, o è un dono o è una prova. Interessante. Un dono o una prova? Devo dire che è una grande lezione di vita che ho ricevuto, e qui ringrazio questa signora. Parlare di... Adesso sentiamo un altro intervento musicale. Sì. Grazie, Ezio. Allora, secondo intervento, suoneremo la serenata dal quartetto opera 3 di Joseph Haydn. Senti tutto.
Bravi, molto bene. Bravi. Prego, professor Rosso. No, con Elena. Sì. Allora, Elena nel sole è un pochettino un libro a tesi, cioè è un confronto tra il concetto di perdono del mondo ebraico e quello del mondo cristiano. Nel mondo ebraico è difficile perdonare, perché perdonare vuol dire non far pagare fino in fondo il male compiuto a chi l'ha fatto. Nel concetto cristiano il perdono non è una cosa che si dà facilmente, ci devono essere delle condizioni per perdonare, ma il concetto del perdono è una liberazione dagli effetti del male che abbiamo subito. Ed è questa la strada, la tesi del libro, ma non è un libro che parla di cose di religione in questo modo, così come ho fatto oggi sinteticamente. Elena chi è? Elena è una donna che ha sposato un marito molto più ricco di lei, però è drogato. Come tutti i drogati violento, come quel tipo di drogati violento, e la picchia tanto che lei va, potrebbe denunciarlo e mandarlo in galera. Così riesce a liberarsi da questo rapporto distruggente, come era il suo matrimonio con questo uomo depravato. Il personaggio principale è un comandante di rimorchiatori. Io sono molto legato al mondo navale. In pratica mio padre era comandante di navi, io ho fatto il nautico e poi tutta la vita ho lavorato alla Fincantieri, dove mi hanno tenuto anche un po' più dei 65 anni, bontà loro. E quest'uomo, la vita di un comandante di rimorchiatori è una vita che richiede coraggio, testa, conoscenza dei problemi della navigazione molto profondo. Questo personaggio incontra questa donna, ha un rapporto alle volte facile, alle volte no, ma è normale nei rapporti di coppia avere anche dei momenti di attrito, perché un rapporto che non abbia un qualche attrito è un rapporto morto. Ci deve essere una visione diversa, abbiamo tutti delle cose ed è naturale. E mentre lui è via per lavoro, è impiegato anche in grandi lavori di rimorchiaggio, e la donna incontra il marito e viene picchiata per strada, è quasi in pericolo di vita. Il marito viene arrestato, processato per direttissima e condannato. L'uomo è innamorato di questa donna, sente dentro di sé un odio profondo, un bisogno di sfogare il male che ha subito verso il suo amore, e pensa di vendicarsi uccidendolo. E elabora tutto un piano per non essere sospettato di essere un assassino. Per fortuna, il marito drogato durante una rivolta in prigione ha ferito una guardia carceraria e quindi
resterà molto a lungo in prigione. Lei si accorge dell'odio del marito, del nuovo amore, diciamo così, e riesce a fargli capire che così lui avrebbe rovinato non solo lei, ma anche il loro rapporto e se stesso, che la via migliore era non frequentare, ignorare chi gli aveva fatto del male, che comunque non avrebbe mai avuto la possibilità di capire, perché essendo drogato, dipendente da facenti non poteva fare altro. E lui si rende conto, e si rende conto che quella donna per lui è stato un dono. Bene, e qua siamo ai personaggi maschili dei libri di Ezio Romanò, e due dei personaggi importanti, cioè cruciali, sono Furco, che dà anche il nome al libro, e poi Hermes, che sarebbe il partigiano Hermes, il fratello minore di Pierpaolo Pasolini, che morì come partigiano in modo molto tragico a soli 23 anni. Invece Furco, che è il nome di fantasia, diciamo, del personaggio, era originario di Pisino, poi con la passione molto della matematica si trasferisce a Trieste, però parte per la guerra in Africa, viene confinato in India per ben 5 anni, durante i quali cerca di sfuggire 2 volte, però non gli riesce, però inventa una specie di distilleria clandestina, quindi riesce in qualche modo a sopravvivere anche a questa prigionia. E poi però nel frattempo la fidanzata che aveva a Trieste, Laura, che era tra l'altro la figlia di un gerarca, lo lascia, non lo aspetta, e quindi lui subisce un trauma quasi psicologico. Quando ritorna a Trieste si dà al bere, diciamo, e conduce una vita così borderline, pur essendo però un insegnante di scuola di matematica, una mente matematica molto importante e geniale soprattutto, ed è un personaggio leggendario per chi frequentava il nautico, mi pare che lui insegnava il nautico, l'ha conosciuto, e anche Ezio Romanò l'ha conosciuto. Ci puoi fare magari un parallelo tra queste due figure? Ma diciamo che Furco divenne molto importante a Trieste nelle manifestazioni che si tenevano subito dopo la guerra, o pro Italia o pro Jugoslavia. Regolarmente i manifestanti per l'Italia erano studenti giovani denutriti dalla guerra e dalle traversie subite, e regolarmente pigliavano le botte dai manifestanti filocomunisti e filosloveni che volevano l'annessione di Trieste come settima repubblica jugoslava, o almeno il territorio libero di Trieste. Territorio libero di Trieste che per sua natura sarebbe stato jugoslavizzato comunque. E Furco era molto, quando cominciò a apparire Furco nelle manifestazioni, gli italiani non persero più uno scontro, no? Adesso è un mondo barbaro quello che sto parlando, però quello era il tempo in cui si viveva. Furco combatteva per l'italianità di Trieste, un'italianità che dava fastidio a tanti. E vorrei raccontare un episodio, è quello del cavallo in carrozza. Questo avvenne quando io mi diplomai capitano nel 59, e successe una questo. Furco teneva il suo ufficio cosiddetto in un bistrò, una birreria, dove restava fino a tardi. E si festeggiava gli esami di maturità
che avevamo appena passato, era luglio, un luglio caldo. Furco sta in trattoria, dove intrattiene con discorsi, ragionamenti. Era un uomo geniale, sapeva tirare fuori. Arrivano due signorine, diciamo, passeggiatrici in questa birreria. Siamo verso le 10-11 di sera e mentre questi comincia a parlare, a fare il galante, arriva l'amico suo che possedeva l'ultima carrozza a cavalli che esisteva ancora a Trieste. E vedono sto cavallo tutto assudato, gli dicono, gli diamo da bere e gli danno un secchio di birra, il picco di birra gelata, no? E Furco vuol fare galante e invita le signorine a montare in carrozza per fare un giro della città nella notte. E le signorine accettano, ma in quel momento passa una vespa e il cavallo si imbizzarisce e comincia a correre, non avendo nessuno a cassetta, con queste due povere donne. Quando da via Imbriani sto cavallo corre fino al caffè Tomaseo, quella volta c'era il tram, la carrozza si blocca sulle rotaie degli scambi, si rovescia e il cavallo cade a terra e resta lì. Naturalmente tutti a correre dietro a questa carrozza, la carrozza quando viene, aiutano le malcapitate ad alzarsi, la carrozza viene messa a posto e il cavallo resta a terra. Cosa si fa? Erano 8-10, alzano il cavallo, lo mettono di traverso alla carrozza e trascinano la carrozza col cavallo sopra fino al parcheggio dei cavalli che era di fronte al cine filodrammatico in via degli Artisti. Questa era una storia curiosa che dà l'idea del personaggio, no? Che era un principe della notte, diciamo così, come si diceva al tempo. L'altra figura invece di Hermes è il fratello minore di Pasolini e la storia l'ho trovata, come penso più di qualcuno sappia, io mi sono dedicato per circa 30 anni a raccogliere documenti dell'occupazione nazista, qualche anno prima, qualche anno dopo, nel 43-45. Ho donato 500 documenti all'IRCI, all'Istituto della Cultura Estiana e Dalmata. Lì compare tutta la storia di un Friuli povero e la storia di una famiglia, la famiglia Pasolini, che vive un matrimonio difficile. La mamma, la Silvana Colussi, si sposa già incinta del quarto mese con il marito, che era un tipo violento anche lui, ma a quei tempi non aveva scelta, si sposa un po' vecchia per l'età che ha. E ha il primo figlio Pasolini, il secondo più giovane nasce 4 anni dopo, è Guido Alberto si chiamava Guido Alberto Pasolini, nasce in un ambiente fascista, il padre aveva fermato il Zamboni, che era l'attentatore di Mussolini a Bologna nel 24 circa, e questo Zamboni viene trucidato dalla folla. Quindi lui era di famiglia fascista. Le insegnanti di scuola elementare per definizione dovevano essere fasciste. E loro sono fascisti, frequentano, fanno tutta la carriera che dai giovani. Ma tutto quello che appare e si scopre
con l'avvento della guerra è l'impreparazione, la corruzione, l'insipienza di una dittatura in cui un uomo pure intelligente come Mussolini precipita e diventa vittima di quello che un diplomatico italiano disse il gas più letale del mondo, che è l'incenso. Cioè era circondato da uomini che sapevano dire solo sì, non aveva alcuna più il rapporto con la realtà, viveva di slogan ma non di fatti. E è evidente, io credo, per ricordo personale posso dirlo, che niente fosse disprezzato come il nome italiano, per esempio a Trieste nel 45-46. Eravamo disprezzati, traditori dei tedeschi che avevano mandato i loro giovani a morire in Africa per tenere su Mussolini e l'Italia. E di traditori dell'Italia, perché tutti eravamo considerati fascisti, piccolo no, ma insomma, tutti erano considerati fascisti, traditori, nemici del popolo, eravamo zero. Sì, Tito voleva le prime, come si legge dai documenti che adesso sono in originale presso l'IRCI, nel 41, subito dopo l'inizio dell'invasione della Jugoslavia, nasce una guerriglia nei territori italiani abitati da sloveni e da croati. Naturalmente in zone fuori mano, eccetera. Quando l'Italia crolla, c'è qualche momento di resistenza anche delle truppe italiane, per esempio gli alpini di Tervisio. Tarvisio sono tutti massacrati dalle SS perché vogliono resistere a questa invasione, naturalmente non era pensabile che potessero fare qualcosa, e si forma anche un movimento partigiano italiano. I più attivi sono i comunisti italiani, che naturalmente non hanno nessuna difficoltà a unirsi ai partigiani comunisti jugoslavi. E avviene che le ambizioni degli jugoslavi vanno al Tagliamento e forse anche al Piave, ma gli americani e gli inglesi non avevano mandato armi e per dare ai comunisti anche una parte consistente del nord Italia. Quindi finanziano il movimento dei partigiani dello Zoppo, che viene fondato il 31 dicembre del 1943 nel seminario di Udine. Con Monsignor Moretti. Bravo. Io ho conosciuto bene. No? Giovane Pasolini, pur avendo il papà decorato di valor militare, eccetera, si rende conto che l'unica salvezza è farla finita prima possibile con una dittatura così nefasta e dannosa. E si unisce, finito il liceo, a 19 anni e mezzo, si unisce ai partigiani dello Zoppo. Con molte vicende, qualche successo, ma con l'arrivo dei cosacchi nel Friuli e dei tartari, la guerra partigiana va molto male per lo Zoppo. E nel febbraio del 1945, vista la resistenza degli osovani alla annessione alla Slovenia, alla Jugoslavia, scusate, il comando dei partigiani dello Zoppo viene trucidato a Malga Porzus.
Pasolini ha 19 anni, è quasi 20, non ha tanti, non è tanto. E anche lui fa parte del reparto di comando, viene fucilato, viene ferito, ma non muore e riesce a scappare. Scappa 30-40 chilometri a piedi, ferito, e trova una donna che lo accoglie in casa, lo medica come può, lui sta sempre peggio. Questa donna va in farmacia nel paese o nel vicino e dice alla farmacista che ha quest'uomo ferito. E la farmacista era la figlia di un capo della Garibaldi, cioè di un... due partigiani vengono alla mattina a prendere Guido Pasolini con la scusa di portarlo in ospedale a guarire, lo portano a Bosco Romazzo, gli sparano, visto che non muore lo finiscono a colpi di piccone. Un giovane di 20 anni, per dare l'idea di cosa abbiamo vissuto in quei tempi. E la cosa viene prima negata, nessuno si vuole occupare perché la sorte di Udine è incerta. Finalmente ci si comincia a occupare dopo la firma del trattato di pace del 47. Udine non vuole processare e dice per legittima sospizione mandano il processo a Brescia. Brescia trova il motivo per mandarlo a Venezia. Insomma, i pesci piccoli la pagano, i grandi, quelli che hanno ordinato, no. Tutti poi furono perdonati da Pertini, che li concesse la grazia. Resta per me un mistero, ma l'ho voluto lasciare al lettore, come mai il poeta Pasolini, che era tanto amava il fratello, eccetera, con il fratello ammazzato dai partigiani comunisti, si iscrive al Partito Comunista. I misteri esistono, sì, anche dal punto di vista umano. Certo. Eccoci. Concludi. Quindi... No, concludi. Lasciamo l'ultima parola a Ezio, anche dopo questi racconti, a parte questo molto drammatico, qual è l'auspicio che lui trae dopo aver raccontato 100 anni di storia per Tecnica di Trieste, quale futuro intravede, diciamo, per la nostra città dal punto di vista sociale, umano? Diciamo, abbiamo di fronte tempi difficili. Gli equilibri di potere che c'erano fino a pochi anni fa sono messi totalmente in discussione con la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina, che non è solo una guerra militare, è anche una guerra al sistema occidentale. C'è una guerra al dollaro e una guerra a una piccola parte della popolazione mondiale, che è l'Occidente, che riesce per propria storia, propria vita, tante ragioni, ad avere una vita che in altri paesi comunque si sognano. La differenza di reddito genera odio, e l'odio è un sentimento perverso che distrugge anche le facoltà di ragionamento. Quando una persona è in preda all'odio, difficilmente ragiona con la dovuta, adeguata considerazione dei fatti. Quindi noi abbiamo, dopo questa guerra, abbiamo avuto le tensioni con la Cina, abbiamo le tensioni con Israele e per il momento finisce qui, non lo so se finirà così comunque. Quindi noi avremo di fronte tempi duri. Abbiamo già il fatto che le navi
non possono passare per il canale di Suez, abbiamo dei danni enormi alla nostra economia. Cosa bisogna fare? Bisogna avere la fermezza d'animo, la volontà e un progetto per il nostro futuro. Non può essere un progetto solo che spetta allo Stato, spetta ad ognuno di noi. Voglio fare un esempio personale, ma per quello che vale. Quando l'energia elettrica è balzata a costi stratosferici, ho provato a dire, memore di cosa, quello che si faceva in tempo di guerra, cosa posso fare io? E ho ridotto i miei consumi del 30%. Quindi, solamente con attenzione, niente di attenzione. Ora, il mio 30% è niente, ma io non posso disprezzare questo niente che faccio se penso che possa essere di esempio ad altri. Se l'Italia ha dei problemi e noi andiamo a chiedere il sussidio per i costi di energia elettrica, siamo su una strada sbagliata. Ognuno di noi deve farsi carico di quelli che sono i problemi di tutti. Non essere un eroe, ma quel poco che può fare lo deve fare. E questa è la cosa che mi pare più importante in questo momento. Non so come andrà a finire, ma se noi ci riprendiamo in mano, noi in Italia, noi in Europa, i nostri destini con la nostra volontà, noi avremo qualcosa. Se mi permette, Malnati, di parlare di religione, tranquillo. Ricordo che Cristo parla a ciascuno di noi. Non parla al partito politico, non parla a Cesare, parla a ciascuno di noi. E quella è l'idea cristiana, è migliore e più forte che noi abbiamo per superare le difficoltà. Io finito. Ringrazio moltissimo. Romanò, soprattutto per questa conclusione, cioè passare dall'io al noi, cioè impegnarci in una dimensione civica dove il mio piccolo sacrificio diventa un vantaggio per la comunità. Allora, quello che lui ci ha detto, il 30% che lui ha abbassato nei suoi costi, possa essere un incentivo per tutti noi. Concludo con una frase latina, exempla traunt, cioè gli esempi delle persone virtuose ci diano l'opportunità di fare delle scelte di volontà che non siano solo dell'io, ma siano anche per il noi. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Grazie.